Ciao a tutti, bentornati con le ricettine al volo. Oggi facciamo le melanzane alla parmigiana a modo mio. Ho tagliato le melanzane e le ho messe a perdere acqua su una griglia. Dopodiché ho preparato un sugo con due bottiglie di passata di pomodoro e una base di cipolla, con l'olio ovviamente. Fatto cuocere il nostro sughetto e lasciato appunto cuocere con del dado vegetale per insaporirlo un po' di olio extravergine d'oliva. Continuo la cottura del sughetto da una parte, dall'altra lascio che le melanzane continuino a perdere acqua e col bimby inizio a tritare la mozzarella che userò per condire. Intanto in una griglia con acqua, perché le voglio grigliare in maniera leggera, inizio a posare le mie fette di melanzana per cuocerle e così faccio per tutte le melanzane. Una volta cotte da una parte e dall'altra inizio a preparare la mia base di pomodoro, lo strato di melanzane, cercate di riempire il più possibile da tutte le parti, tutti i bordi, con le melanzane grigliate, dopodiché una bella spolverata di mozzarella tagliata a cubetti e poi di nuovo gli strati, vari strati, sempre il vostro sugo, le melanzane. Ogni tanto cambio la disposizione in modo da non avere poi parti più basse o più alte, ma che sia tutto omogeneo e uniforme. Ancora il sugo e così procedo per tutti gli strati. Ancora, vedete ancora un'altra posizione. Mi diverto a mettere le melanzane in posizioni diverse. Sempre, sempre mozzarella. Poi ancora il pomodoro, il mio sugo. Ok, e questo dovrebbe essere l'ultimo strato di melanzane. Pardon, il penultimo strato di melanzane. Ok, qua abbiamo il nostro sugo. Questo invece è l'ultimo strato di melanzane, infatti sono poche, metto l'ultima mozzarella e l'ultimo sugo che mi è rimasto proprio pochissimo, giusto per sporcare la superficie. Dopodiché ci metto una bella spolverata di parmigiano o grana padano, quello che avete in casa, col forno a temperatura 180 gradi, già caldo, in forno fin quando non vedo che ottengo questo risultato. Buon appetito!